Il camino è bello, però ha una certa richiesta di manutenzione. Bisogna pulirlo spesso. Io per pulizia intendo la canna fumaria e le pareti interne. Cosa succede se lavoriamo a bassa temperatura? Il camino non esprime il massimo della sua potenza. Oppure se la legna è bagnata? Succede che intorno alle pareti e nella canna fumaria si forma il creosoto, che sono quelle scaglie nere appiccicose che si incollano sulle pareti, appunto sulla canna fumaria, e che col tempo possono dare il via a un incendio, i famosi incendi delle canne fumarie. Allora, quest'oggi vediamo insieme lo spazzacamino della diavolina. L'ho acquistato su Amazon. Questo in bustine, ce ne sono 5, circa 10 euro spedito a casa. Ovviamente in negozio, se lo trovate, costa un po' di meno. Ce ne sono di varie fogge, in ciocchi che costano un'esagerazione, ci sono in polvere, c'è ultimamente anche lo spray che si spruzza sulla legna e ha lo stesso effetto. Allora, vi faccio vedere un po' come mi trovo io a utilizzarlo. L'ho utilizzato l'ultima volta 2-3 anni fa e avevo avuto un risultato importante sul creosoto delle pareti, ovviamente sulla canna fumaria. Ho solo sentito, e dopo vi spiego il perché, i risultati, ma non ho potuto vederli. Vediamo dopo la sigla come si utilizza, che cos'è e cosa promette di fare e cosa fa, ovviamente. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Allora, questo è venduto come uno spazzacamino chimico. Cosa promette il prodotto? Promette che se si utilizza all'inizio della stagione, per un tot di giorni, in questo caso dai 3 ai 5 giorni, dipende dalla tipologia del camino, e poi una volta a settimana, la promessa del produttore è quello di tenere pulite le pareti e la canna fumaria. Ora, io non ho modo di provarlo seguendo alla lettera le istruzioni, perché siamo già a metà stagione, avrei dovuto farlo prima questo video. Quello che mi interessava vedere con voi è se utilizzandolo una volta, come l'ho utilizzato un paio di anni fa, come vi dicevo, con un camino molto caldo, ecco, a quel punto abbiamo un risultato visivo del creosoto che si stacca dalle pareti. Ed era quello che mi era successo. Quello che vi dicevo, che sentivo soltanto ma non vedevo, erano i pezzi di creosoto che cadevano all'interno del camino dalla canna fumaria. Quindi capivo che c'era qualcosa che stava succedendo e capivo benissimo che si trattava di questo creosoto che veniva via dalle pareti. Allora, ho cercato in lungo e in largo la composizione chimica del spazzacamino, questo senza zolfo, non l'ho trovato. Ho trovato però la composizione chimica dello spazzacamino in tronchetto. Contiene ammonio cloruro, solfato di rame pentadrato. Vi lascio poi in descrizione il PDF, che lo trovate anche su internet tranquillamente. Adesso cosa succede? Vediamo un attimino di seguire le istruzioni del produttore. Questo camino è un paio di ore che sta andando, non è alla sua massima potenza, ma è bello caldo. Una volta che avrò buttato la bustina, vediamo se dal comignolo esce del fumo bianco, che è ciò che dovrebbe fare questa soluzione chimica, e poi lo facciamo agire. Secondo istruzioni, ho già messo l'aria secondaria al 50%, butto la bustina, dopo qualche minuto la riapro completamente l'aria. Si dovrebbe sprigionare un fumo chiaro e anche una combustione chiara. Tenete conto che il mio è un camino molto grande e l'ho pulito prima dell'inizio della stagione. Ora io lo pulisco 2 volte all'anno, a settembre e a gennaio, perché così sono all'inizio della stagione e a metà stagione, tanto questo rimane acceso fino ad aprile. Quindi, se riuscissi a far funzionare questo sistema chimico della diavolina, mi eviterei la seconda pulizia di gennaio. Ok, qualche minuto è passato, adesso apriamo tutto, gli diamo un po' di aria, primaria, secondaria. Non so se vedete, ma si sta sprigionando un fumo chiaro dalla bustina. Chiudo l'aria primaria, lascio solo l'aria secondaria al massimo. Andiamo a vedere fuori il camino cosa succede. In effetti, cosa che prima non succedeva, dal comignolo, vedete, esce un fumo biancastro. Questo prima di buttare la bustina, ovviamente, l'ho controllato perché volevo dire una cosa corretta. Non c'era assolutamente fumo. Bene, torno dentro. Se vi aspettavate una fiammata, no. Non funziona in questo modo. Il fumo che viene fuori continua a essere costante, è un filo di fumo, non di più, e dura qualche minuto l'effetto. Ora, seguendo le istruzioni, dovrei utilizzarlo per 3 giorni consecutivi affinché faccia un minimo di effetto. A me basta vedere che il creosoto, almeno nella camera di combustione, cominci a staccarsi. Se funziona come l'altra volta, si colorerà di un colore più chiaro, quello attaccato alle pareti. Piano piano, piano piano, si staccheranno. Interrompo il video e ci vediamo fra qualche minuto, quando la bustina sarà completamente terminata.
Sono passati circa 10 minuti da quando ho messo la bustina. A un certo punto ha cominciato a riempirsi di fumo, tantissimo fumo. Ho aperto soltanto un dito di aria primaria, quella secondaria è tutta aperta. Quindi dal camino ne sta uscendo un bel pennacchio bianco, che è ciò che deve fare. Le componenti chimiche stanno facendo il loro lavoro, sia all'interno della camera di combustione che nella canna fumaria. Ho letto molti commenti su Amazon pro e contro, chi si è trovato bene, chi no. Qualcuno ha sentito un forte odore in casa di sostanza chimica. Io qui devo essere sincero, odori niente, sono proprio attaccato al camino praticamente dall'inizio. C'è da dire che ho un buon tiraggio anche, quindi a me il fumo in casa non ne viene mai. Una canna fumaria coibentata doppia di 6 metri circa, 6 metri e mezzo, quindi ho un buon tiraggio, è stato fatto un lavoro a norma. Piano piano comincia a calare la produzione di fumo. Ho atteso che il fuoco si abbassasse un po', ormai ci sono soltanto le ceneri e un paio di tizzoni. Sono passati circa un paio di ore e ho lasciato sempre il doppio tiraggio al massimo, aria secondaria sopra e aria primaria sotto, così da dare la massima potenza al fuoco che ne derivava. Questo è ciò che è avanzato, vedete, non c'è più niente. Ora però mi preme farvi vedere un primo risultato, è un risultato che ho ottenuto con una bustina, è la prima volta che lo utilizzo quest'anno. Sono certo che, visto quello che vi farò vedere adesso, se lo utilizzassi per 3 giorni consecutivi i risultati sarebbero ovviamente maggiori. Guardate qui, vedete il creosoto qua, spero che si veda. Qui dove c'è la luce, vedete, si è sollevata dalla parete questa parte dura che, grazie alle proprietà di questa bustina, si stanno staccando dalla parete. Guardate come vengono via. Il risultato lo si vede anche lì in fondo, spero che si veda, mi avvicino. Qui in fondo guardate che si sta staccando da sola, come lo tocco viene via. Questo è ciò che vi dicevo all'inizio del video, la parte che si stacca dalla canna fumaria e che piano piano cade da sola. Guardate in fondo, vedete. Ora vi faccio vedere i fasci tubieri. Questi sono i fasci tubieri, guardate qui, visto che sono stati direttamente investiti dalla combustione della bustina della diavolina, vedete come vengono pulite. Allora mi avvicino e vi faccio vedere questo. Vedete queste escrescenze? Ecco, questo è il creosoto che si stacca, come vedete. Ne ho un altro, come si tocca viene via e lascia pulito il fascio tubiero. Ecco che cos'è, vedete? Quindi un altro. Questi non si sarebbero mai staccati così facilmente senza un composto chimico che li scioglie, passatemi il termine, e che quindi tende a staccarli dalla parete dove sono incollati. Laggiù è tutto pieno, quindi certamente il diavolina spazzacamino fa il suo lavoro. Guardate cosa è venuto fuori qui, guardate qua. Oh, questo si vede benissimo, la parte lucida è la parte più dura ed è venuto fuori un pezzo molto grosso, vedete? Questo non l'avrei mai staccato senza questo prodotto chimico. Ora però bisogna fare una precisazione. Una volta che noi abbiamo usato queste bustine per 3 giorni, 5 giorni, quello che è, abbiamo la possibilità di passare poi a quel punto lo scovolo all'interno della canna fumaria e pulire completamente tutto ciò che ci è attaccato, perché il grosso è già venuto via. Quindi basta un nulla e si pulisce da sola praticamente. Però non bisogna dimenticare che la pulizia meccanica è certamente superiore alla pulizia chimica. Quella chimica aiuta tantissimo, avete visto cosa è venuto fuori, però l'azione meccanica di uno scovolino è indubbiamente superiore. Naturalmente ora io la utilizzerò ancora per 2 giorni come dicono le istruzioni e poi valuterò se fare la pulizia a gennaio o magari a febbraio, a questo punto ritardare di un mese. Nel frattempo sentirò cadere i pezzi di creosoto sopra il camino dalla canna fumaria, come è già successo gli altri anni, perché è ciò che fa questo prodotto. Allora, come vi dicevo, l'ho acquistato su Amazon, ce ne sono vari tipi, varie fogge, 10 euro, 5 bustine, nei centri commerciali probabilmente lo pagate di meno. Se avete la possibilità di utilizzarlo, ecco, magari potete farlo, ogni tanto male di sicuro non li fa, ovviamente poi la pulizia meccanica va fatta, però questo può allungare i tempi tra una pulizia e l'altra, soprattutto se lo si utilizza molto, per molto tempo il camino, io lo accendo tutti i giorni, 8-10 ore al giorno. Esiste anche la diavolina per le stufe a pellet, vi lascio qui in descrizione sia il link e in sovraimpressione la foto. E un pellet particolare, ovviamente, dotato di queste sostanze chimiche che, mentre brucia al pari del pellet normale, tende a pulire la canna fumare, la camera di combustione, i fasci tubieri, esattamente come quello che avete visto qui nel mio camino. Può essere un aiuto anche quello, sicuramente.
Se seguite le istruzioni poi di farlo all'inizio della stagione per un tot di giorni, sicuramente i risultati potrebbero essere migliori. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Ero curioso di farlo da un po' di tempo, questo test. Ho colto l'occasione adesso, visto che fuori fa freddo e visto che il camino è sempre acceso, ho pensato bene di farlo ora. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici se vi fa piacere. Se lo utilizzate fatemi sapere qui nei commenti come vi siete trovati, pro, contro. Mi fa piacere anche leggere un po' le vostre esperienze, così da imparare qualcosa in più anch'io. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.